Sono complessivamente oltre 300 i cortometraggi che in questi giorni sono proiettati sul grande schermo del Cinema Eden. Nella seconda serata della quinta edizione di Officine Social Movie è stato assegnato il premio per la miglior colonna sonora da parte dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. A vincere il premio per la miglior colonna sonora è stato il cortometraggio Ivalu, un cortometraggio che viene dalla Danimarca, e il vincitore Rasmus Walter, un compositore musicista danese, appunto, che ha vinto appunto il premio per la miglior colonna sonora. Soddisfatti gli organizzatori per l'andamento di questa edizione. Il pubblico sta rispondendo con grande entusiasmo. Sono arrivati oltre 300 cortometraggi e veramente di grandissima qualità. In questi giorni stiamo guardando veramente la qualità che può essere riportata in uno schermo anche in breve tempo. Anima del progetto, i giovani con gli studenti del liceo Piero della Francesca in prima linea. Io sto facendo foto, stiamo caricando contenuti sui social, facendo video riassunti di quello che facciamo durante la giornata. È un'esperienza che reputi comunque formativa al di là di quello che è il normale percorso didattico a scuola? Sicuramente, anche perché abbiamo fatto un sacco di incontri che secondo me poi torneranno utili, perché stamattina abbiamo fatto un incontro con una costumista e mi sono resa conto che il percorso che ha fatto lei potrebbe essere molto simile a quello che posso fare io una volta uscita dal liceo. L'acquario corto che porta la firma del regista Gianluca Zonta ha ottenuto il premio della giuria popolare. Corto parla di un argomento molto attuale, l'intelligenza artificiale. In particolare è una storia che parla di amore e intelligenza artificiale. E non svelo niente di più.